E buon pomeriggio dallo stadio Braglia, dove splende il sole. Giornata dunque primaverile, temperatura intorno ai 20 gradi. 3 punti nelle ultime 4 partite, un mese senza vincere. Il Sassuolo vive il momento più delicato della sua stagione proprio quando vede il traguardo promozione all'orizzonte, e la sconfitta di 7 giorni fa a Novara, arrivata all'ultimo minuto, ancora brucia. Ma a consolare il tecnico degli emiliani Eusebio Di Francesco è stata la qualità del gioco espressa al Silvio Piola, tornata su alti livelli. Ed oggi altra buona notizia per Di Francesco. Il Sassuolo avrà nuovamente in campo il suo assist man Simone Missiroli, che torna dopo un mese di assenza per infortunio. Da quando è uscito lui, gli emiliani sono calati. Il Brescia rincorre i playoff, al momento è settimo e dunque fuori, ma la distanza da Novara e Varese non è incolmabile. La squadra di Alessandro Calori è quella che ha pareggiato di più 16 volte, lasciando per strada parecchi punti. Tante le assenze in casa ospite, tra queste spicca quella dello squalificato Lasic. Formazioni: Sassuolo in campo con il consueto modulo 4-3-3, che prevede davanti al portiere Pomini una linea difensiva formata da Gazzola, Terranova, Marzorati e Longhi, a centrocampo Bianchi, Magnanelli e Missiroli, in attacco Berardi, Pavoletti e Catellani. Risponde il Brescia 4-3-1-2, il modulo, in porta Arcari, difesa composta da Zambelli, De Maio, Caldirola e D'Aprelà, a centrocampo Finazzi, Budel e Rossi, in attacco Scaglia, alle spalle di Caracciolo e Corvia, dirigerà Palazzino di Ciampino. Sugli spalti presenti circa 4.000 spettatori, tra cui un centinaio giunti da Brescia. A te Filippo Corsini. Brescia vicinissimo al gol del vantaggio, pochi secondi fa, con Scaglia che è avanzato palla al piede, dopo 25 metri di corsa si è presentato davanti a Pomini, ha calciato. Vediamo la risposta del Sassuolo, Catellani, pallone però c'è la posizione di fuorigioco, il pallone tra l'altro era anche uscito, calcio di punizione fuori del Brescia. Vi dicevo del Brescia che sta giocando decisamente meglio rispetto al Sassuolo, è andato vicino al gol la prodezza di Pomini su Scaglia, che si è fatto una trentina di metri di corsa in solitaria. Nel frattempo c'è una lotta a centrocampo con intervento irregolare di Magnanelli su Budel, che ha sperato anche una manata per divincolarsi dall'avversario. Pomini dunque è riuscito a salvare il Sassuolo alla mezz'ora, altra opportunità per il Brescia, cross dalla sinistra di Rossi, intervento in spaccata di Corvia in anticipo su Terranova, pallone terminato sul fondo, Corvia nell'occasione si era anche infortunato ma ha ripreso regolarmente il suo posto. Pavoletti apre per Longhi, parte il cross che è intercettato da Scaglia in azione di ripiegamento difensiva, in seconda battuta Scaglia, poi c'è fallo di Longhi ai danni di Finazzi, punizione in favore del Brescia, un Brescia che, ripeto, sta giocando decisamente meglio rispetto al Sassuolo. 12 minuti più recupero al termine del primo tempo, 0-0 fra Sassuolo e Brescia Varese. Spogliatoi, la Virtus Lanciano sta vincendo, Brescia in vantaggio, ha segnato Corvia al 46esimo minuto nel primo dei 2 minuti di recupero assegnati dall'arbitro Palazzino. Sassuolo 0 Brescia 1 Bari. 13° gol in campionato di Daniele Corvia, un gol pesantissimo sul morale del Sassuolo, è un gol che dà tante speranze alle inseguitrici del Sassuolo, Livorno e Verona in testa ovviamente. Sassuolo che ha incassato il gol in contropiede con una grandissima giocata, a dir la verità, di Corvia, che si è liberato di un avversario e poi con il destro a tu per tu con Pomini ha fatto secco l'estremo difensore del Sassuolo. Eppure il Sassuolo aveva creato la sua prima vera palla gol al 43esimo con una bella iniziativa di Berardi, che dal limite ha lasciato partire un sinistro che si è perso di poco all'altro alla sinistra di Arcari, ma per quello che abbiamo visto fino a questo momento il gol del Brescia è assolutamente meritato. Prova la risposta Pavoletti, colpo di testa che termina sul fondo, dicevo assolutamente meritato il vantaggio della formazione ospite, che ha giocato decisamente meglio, ha creato di più, ha creato diverse occasioni, ha messo in seria difficoltà il Sassuolo soprattutto nell'organizzazione del gioco in alcune posizioni a livello tattico, in particolare del giocatore Scaglia, che veramente è stato un problema marcarlo per i giocatori del Sassuolo. Termina qui dopo 2 minuti di recupero il primo tempo, Brescia in vantaggio sulla capolista Sassuolo per 1-0, il gol al 46esimo di Corvia. Varese. Si gioca da 7 minuti il secondo tempo e sono stati 7 minuti di fuoco, nel senso che dal secondo minuto di questa ripresa il Brescia è in 10 uomini. È un episodio che farà sicuramente discutere, perché è stato espulso De Maio. Pavoletti aveva conquistato il pallone, stava cercando di andare via a Caldirola e a De Maio. Una prima spinta di Caldirola, il fallo l'aveva subito Pavoletti, ma da Caldirola. Poi l'attaccante del Sassuolo è caduto a terra al limite
limite dell'area di rigore, incrociando la zona di De Maio, che forse non ha nemmeno toccato l'attaccante. Scusa Barchesi. D'accordo Russo, dicevo che De Maio probabilmente non ha nemmeno toccato Pavoletti. L'arbitro ha estratto il cartellino rosso nei confronti del difensore francese del Brescia. Dunque, tante le proteste, il gioco è stato interrotto per quasi 3 minuti, e per 3 minuti De Maio è rimasto in campo nel tentativo di spiegarsi, di convincere il direttore di gara Palazzino a tornare indietro sulla decisione. Marchesi è volatissima in sinistra. Longhi, il pareggio del Sassuolo al 41esimo della ripresa. Un sinistro vincente, c'è stata anche una leggera deviazione. Fatto sta che il Sassuolo ha pareggiato al 41esimo della ripresa. Sassuolo 1, Brescia 1, Brughini a te. E dunque il Sassuolo è pervenuto al pareggio in maniera rocambolesca al 41esimo. Sassuolo che continua ad attaccare, Boacci sfiora, non tocca, pallone al limite, Magnanelli scivola mentre stava per calciare con il destro all'interno dell'area di rigore. Sassuolo che è andato a recuperare subito il pallone dopo la rete del pareggio, segno evidente che la formazione di Eusebio Di Francesco vuole vincere questa partita. Il gol dunque al 41esimo, la conclusione con il sinistro di Longhi, c'è stata la deviazione di Zambelli che in pratica ha spiazzato Arcari. Primo gol in campionato per Alessandro Longhi, ora è a terra l'ultimo entrato in casa Brescia, Antonio Picci, gioco fermo, sta per entrare anche l'altro Caracciolo, Antonio Caracciolo nel Brescia, gioco fermo, 43 minuti, 27 secondi nel corso della ripresa, Sassuolo 1, Brescia 1 Varese. Vediamo Cipsa, mancano pochissimi secondi, 15, Magnanelli al limite, pallone dentro per Longhi, Longhi, pallonetto alto, ma c'è la segnalazione dell'assistente, fuori gioco di Longhi, dunque calcio di punizione in favore delle Brescia, e probabilmente su questa azione terminerà la partita perché scadono in questo preciso istante i 4 minuti di recupero. Calcio di punizione per il Brescia, sta per essere battuta dal portiere Arcari, trafitto da una deviazione del suo compagno di squadra Zambelli sulla conclusione di Longhi al 41esimo della ripresa. Ma davvero un ottimo Brescia. Scusa, è finita Cittadella ed è finita a Modena, 1-1 fra Sassuolo e Brescia.